Dopo aver lasciato il monastero, Lutero fu chiamato ad insegnare all'Università di Wittenberg. Mentre si trovava a Wittenberg, si dedicò allo studio delle scritture in lingua originale e iniziò a tenere discorsi sulla Bibbia, in particolare sui Salmi, le Epistole e i Vangeli. Il suo amico Staupitz lo spinse a salire sul pulpito a predicare. Era qualcosa che lo rendeva esitante, non si sentiva all'altezza del compito. Ma dopo una lunga lotta e con un grande incoraggiamento da parte dei suoi amici, alla fine si convinse. Lutero era un oratore eloquente, accattivava i suoi ascoltatori con la chiarezza e la forza di quello che diceva. In breve la sua fama come oratore crebbe, sia tra gli studenti dell'università, sia nel pubblico in generale. Ogni fase di ravvivamento nella storia è fondata su grandi predicazioni e la riforma tedesca non fu diversa. Nacque una disputa tra sette dei conventi locali e il loro vicario generale, e non passò molto tempo prima che il futuro riformatore fosse mandato a Roma a dirimere la disputa. Durante il viaggio notò alcune cose. Stando nei monasteri, notò il benessere, la magnificenza e il lusso sfrenato. Lo contrastò con la vita di abnegazione che si era abituato a vivere. Il papa dell'epoca era Papa Giulio II e Lutero pensava che Roma fosse dove si trovavano i cancelli del cielo. Infatti, mentre si avvicinava a Roma, si prostrò a terra e disse: «Santa Roma, ti saluto!» Mentre entrava nella città e visitava le chiese e vedeva preti e monaci, cominciò a riempirsi di orrore e shock. Vide nel clero peccati senza vergogna alla luce del sole. Sentì barzellette sconce, bestemmie e lottò per trovare pace e quiete. Disse: «Nessuno può immaginare che tipo di peccati vengono commessi a Roma. Bisogna vederli o sentirli per crederci. Sono abituati a dire: se c'è un inferno, allora Roma è costruita proprio sopra. È un abisso cui proviene ogni genere di peccato». Un recente decreto prometteva l'indulgenza a tutti coloro che avessero salito la scalinata di Pilato in ginocchio. Si credeva che la scalinata di Roma fosse stata trasportata misteriosamente durante la notte, e proprio quella scalinata era stata salita da Gesù la notte in cui era stato condannato. Un giorno Lutero stava devotamente salendo quegli scalini, quando una voce gli giunse tuonando: «Il giusto vivrà per la sua fede». Romani 1,17. Si alzò e se ne andò via, e non sarebbe stato mai più lo stesso. Dopo essere tornato da Roma, Lutero predicò il suo famoso sermone intitolato «Il giusto vivrà per fede», qui, nella chiesa cittadina di Santa Maria. Fu un tema che gravò pesantemente nella mente di Lutero e con cui dovette lottare per molto. Infatti, la riforma tedesca ruotava intorno alla domanda: come può un uomo essere giusto agli occhi di Dio? È un tema con cui molte persone lottano ancora oggi. A questo punto della sua vita, Lutero non aveva in mente di iniziare una sua chiesa o un movimento e si considerava ancora un figlio fedele della Chiesa. Ma nell'impegno a mettere la Bibbia sopra la parola dei concili o dei papi, si mise su una strada che alla fine lo avrebbe allontanato di molto da Roma. Nella vita, Lutero seguì la guida dello Spirito Santo quando prese la decisione di predicare, seguì la guida dello Spirito Santo quando si alzò dalle ginocchia a Roma, seguì la guida dello Spirito Santo nel suo ministero qui e rimase fedele alle sue convinzioni. Rimaniamo fedeli alla guida dello Spirito Santo nella nostra vita, rimaniamo forti nelle nostre convinzioni e fedeli anche alla parola di Dio.